Ecco, abbiamo tolto l'Eucaristia dall'altare per trasformare la nostra chiesa in aula dove è possibile ascoltare della bella musica. È il quarto appuntamento che noi abbiamo quest'anno, ne abbiamo ancora altri due appuntamenti concertistici. Ecco, è il quarto appuntamento quello con cui noi abbiamo scommesso, perché è un appuntamento che vede coinvolti non semplicemente i nostri concittadini, ma anche persone che vengono dalla vicina ai poveri. Ecco, diamo il benvenuto dunque a coloro i quali sono qui in mezzo a noi per gioire con noi, per elevare la nostra preghiera al Signore e per gustare attraverso la musica ecco, le cose belle del Natale. Ecco, questa sera ci sarà il maestro Angelo Gallotta, che noi conosciamo, quale è qui per proporci dei brani all'organo, voi sapete abbiamo un bellissimo organo che ha bisogno anche di un restauro oggi, e diceva proprio il maestro Gallotta che c'è un intervento urgente da fare per far ritornare il nostro organo alle origini. Ecco, è un organo che risale a quanti anni, maestro? Quanti anni ha? E chi è? 50 anni ci arriva? Quasi 40 anni. E ha bisogno di un risalto. E quindi, ma poi il maestro è di casa, voi ricordavate quando veniva ogni domenica a suonare la messa delle 12:30, ora è lassù nel nord e quindi non può essere qui. Associato al maestro Angelo è un altro maestro alla tromba, e poi una corale congiunta, la corale padre Vincenzo Cipriano con la corale Scarlatti di Aidone. Ed sarà un momento bello che ci fa sperimentare come è possibile costruire il bello lavorando insieme, non avendo progetti diversi, ma avendo progetti che ci fanno sperimentare sempre più, quanto è bello stare insieme. Ecco, avremo l'occasione dunque attraverso la musica di entrare nel mistero del Natale. Ecco, a me semplicemente il dare il benvenuto, poi ci sarà qualcuno che presenterà la curia Maria Carmela, la quale sarà lei che ci introdurrà nei vari brani e animerà anche ecco, attraverso delle didascalie i vari momenti che vivremo insieme. Buonasera. Thank you.
Il secondo brano è Il Nessun Dorma di Giacomo Puccini. Thank you.
ascolteremo ora la Marcia Trionfale, tratta da Aida di Giuseppe Verdi. Thank you.
Adesso ascolteremo il secondo tempo del concerto per tromba e orchestra di Johann Mielke. Grazie.
apriamo la seconda parte con Ave Maria in uno, con voce solista Daniele Turnetta. Che saranno eseguiti saranno dai cori Padre Enzo Cipriano e Alessandro Scarlatti. Grazie.
Eseguiremo il mottetto O Bone Jesu di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Thank you.
di Adolf Adam. Thank you.
I prossimi brani in programma sono Christmas Lullaby di John Prater e Benedictus di Jacob de Amo. Thank you.
Vi salutiamo con i brani Jesu Bleibe, Meine Freude di Johann Sebastian Bach ed una sequenza di brani tratti dalla colonna sonora del film Mission. Viene un scusate se interrompo la magia del noto. Allora, questo progetto è nato poco meno di un mese fa. Delle passioni che si incontrano tra piazza e noto. E un caso ha voluto che ci incontrassimo.
la corale Padre Enzo Cipriano, fino a pochi mesi fa ben diretta e condotta dal maestro Stanaviti, che per impegni di lavoro, a più impegni, ha dovuto cedere il passo. E l'ensemble vocale Alessandro Scarlatti di Arigone, che fino a un anno fa era attivissimo, abbiamo fatto anche dei concerti qui, in questa sera, ha fatto belle cose. Quello che mi preme sottolineare è il carattere amatoriale di questa attività. C'è tanto amore per la cultura, c'è tanta buona volontà, non c'è assolutamente voglia di fare accademia, è semplicemente un'attività che nasce spontaneamente perché si ama la musica, perché si vuole impegnare il proprio tempo in maniera costruttiva, occupandosi di cose belle, elevate artisticamente, anche ancor quando non c'è dietro uno studio accademico, una frequenza di conservatori, eccetera. Tuttavia abbiamo dei bei talenti, tutti bravi, alcuni più spiccati, alcuni ancora in via di crescita, però io in questo gruppo vedo tanti, ci credo. Sono 2 mesi, ma veramente 2 mesi. Il mio testimone, il padre Ettore Bartolotta, con cui abbiamo parlato, diciamo, a metà ottobre, e quindi non posso dire bugie se non mi scomodo. E se questo è il risultato del primo concerto, lo dico non per una gloria mia, io sono un facilitatore, assieme a maestro Gallotta, che è il maestro storico del coro dei Roma, che comunque ha operato in questa chiesa per tanti anni come organista, per cui c'è un gruppo di amici che si incontrano e che hanno capito che insieme stanno bene. Il risultato è questo, facciamo questo brano. Abbiamo preso in prestito la voce di Deborah, una corista nostra di Lione, molto bella come voce, e che farà la parte dell'uomo, che ha le sue difficoltà, ma noi scommettiamo sui nostri talenti e sulle potenzialità che abbiamo all'interno. Io vi ringrazio, siete stati numerosi, attenti, immagino vi sia piaciuto, e vi auguro il meglio e buon anno. Thank you.
tutto i tre maestri. Ecco, non è semplice, non è facile, ecco, avere contemporaneamente tre maestri che dirigono una serata. Vuol dire che dentro di voi, dentro il gruppo che è nato, c'è tanta gioia nello stare insieme. Ecco, la professionalità nella semplicità. Ecco, i termini che vorrei usare proprio per dirvi grazie sono questi: la professionalità dei tre maestri, e la professionalità delle voci, ecco, della storia, del concerto di Natale, e la semplicità, quella che deve contraddistinguere ciascuno di noi nel volerlo costruire giorno per giorno, con tanta fatica, con tante prove, ma ci accorgiamo che in due mesi avete fatto tanta strada e siamo riusciti a riconoscere che lo stare insieme, ecco, fa crescere non solamente nella melodia, ma fa crescere nella comunità. Complimenti veramente, grazie.
saranno di turno alla ritorno. Con a disposizione, ecco, un servizio di registrazione
audio e video che potete voi vedere fra qualche giorno sul sito sia della parrocchia come anche della diocesi. Voi sapete che abbiamo già un sito, un dominio IT, quindi basta scrivere www.parrocchia-sanpietro.it che vedete poi, ecco, e poi anche su radioluce.it, ogni propaganda che vuoi fare. E quindi è possibile vedere e rivedere tutto la serata di questa sera. Dobbiamo essere grati a Giuseppe, che è il direttore del servizio informatico della diocesi, che ci ha fatto questo bel regalo. Quest'anno abbiamo avuto tanti regali, quando noi mesi ce lo aspettiamo arrivano i regali, compreso il primo regalo, il primo concerto. Il pianista è tutto qui gratis. Pensate un po', un concertista che ti viene gratis ad offrire un servizio alla comunità piazzese. Ecco, loro anche grazie, perché non sono retribuiti, lo fanno tutto nel volontariato. Quanto è bello è offrire il meglio che noi abbiamo nel volontariato. Grazie a tutti.